racconta una vera e propria prova di carattere a San Siro. Uno tra questi due signori ha vinto, ma guardando i loro volti a fine gara non si capisce chi. Forse perché il Milan di Zaccheroni, che ha agguantato i tre punti sul finale grazie ad una rete di Weah, ha penato parecchio di fronte al Vicenza, che Colomba schierava con tre punte. E se i rossoneri ora stanno solitari al secondo posto in classifica, l'equilibrio visto in campo non faceva capire il divario di punti che separa le due squadre. Eppure si va vicini al gol dall'una e dall'altra parte, con un'alternanza che fa quasi pensare ad una gara di ping pong. Un'opportunità a ciascuno che di fatto non fa male a nessuno, perché si sbaglia da un lato e dall'altro. L'intesa tra gli attaccanti rossoneri sembra meno fluida, soprattutto perché il Vicenza è sempre attento e chiude bene gli spazi. Equilibri anche tra le panchine, ci si sbraccia sia di qua che di là e la bilancia resta in equilibrio per tutto il primo tempo. Non hanno fortuna Birofo, Weah o Leonardo, non gira giusta nemmeno Aluiso, Otero e Zauli. Non cancella la buona prestazione, però cancella un punto in classifica che potevamo avere di più, sommato a quelli di domenica scorsa, diventano troppi punti in meno. Impegni equamente spartiti anche fra Sebastiano Rossi e Pierluigi Brivio, che si guadagnano bei voti in pagella. Tombolini non sanziona il fallo che avviene fuori area su Birof, ultimo uomo. Il Vicenza non si raccapezza per il soffio che manda di poco fuori mira il gran tiro di Otero. Ambrosini, già ammonito, viene leggermente toccato alle spalle. Per l'arbitro la sua caduta in area è simulata e con il secondo cartellino giallo il giocatore esce prima. In campo però resta tutta la voglia di reagire del Milan, che prova a sbloccarsi anche con Zighe, insicuro e impacciato al rientro, ma che è migliorato nel corso della gara nonostante i fischi del pubblico poco paziente. Milan in 10 uomini, occasioni ancora ripartite tra le due aree opposte. Abbiamo cercato per 90 minuti di tenere alti i ritmi, all'inizio non abbiamo trovato dei spazi, ogni volta che siamo andati sulla fascia li abbiamo trovati, abbiamo creato qualche occasione che non abbiamo sfruttato, però alla fine penso possiamo essere contenti. Infatti qualcuno prima prova a dare un'aggiustatina allo strumento di tiro preferito, poi l'ago della bilancia sterza a favore dei rossoneri quando Boban, che ha rilevato Leonardo, non spreca la distrazione che colpisce di cara e avvia l'azione innescando le due punte. Birof, non riuscendo a segnare in prima persona, serve a puntino Weah. Il gol sblocca la gara, allunga la striscia di risultati positivi e rafforza la continuità. Non si può solo vincere quando si gioca benissimo, benissimo. Secondo me abbiamo giocato bene, no? Magari l'abbiamo fatto già meglio in altre partite.